Buongiorno Alessandra, come stai? Ciao, molto bene. A cosa stai lavorando oggi? Sto lavorando a un plissé Soleil. E che nome daresti a quest'abito? Allora, il nome non ce l'ho ancora, però sarà sicuramente bello come l'abito appena sarà nato. Se volete suggerirmelo. Alessandra, quando hai saputo che saresti diventata una stilista? Allora, credo che fosse il mio destino perché mia nonna era già sarta da sposa. Però un giorno, quando ero già ormai una donna, ho visto una donna che mi ha ispirato e quel giorno lì, guardando lei, ho detto ok, questo è quello che voglio fare nella vita. Descriviti in tre parole. Vabbè, direi che sono leale, che per me è molto importante. Sono un po' lunatica, anzi parecchio, mi dicono gli amici, però sono anche una grande amica. Alessandra, che personaggio storico avresti voluto vestire per il giorno del suo matrimonio? Direi Lady Diana, perché vuoi sapere perché? Si dice. Perché Lady Diana, secondo me, è stata una donna assolutamente dirompente, ha rotto tutti gli schemi, la struttura del, insomma, di dove vive lei, ma l'ha fatto con la forza dell'amore. Alessandra, è un personaggio contemporaneo? Emma Stone. Facci uno schizzo del suo abito. Quindi, diciamo, moderno, per come è moderna lei, io veramente la adoro. Alessandra, sei sposata? Ebbene sì, da 27 anni. E hai disegnato tu stessa l'abito per il tuo matrimonio? Sì, è stata una cosa meravigliosa. Allora, ho misurato solo un abito, poi me lo sono schizzato e le mie sarte me l'hanno fatto e c'era ancora mia nonna. E ti risposeresti con lo stesso abito? Certo, era una principessa bellissima, con la coda molto lunga, il velo ancora più lungo e due damigelle. Alessandra, qual è la cosa che più ti piace da direttore artistico di Pronovias? Beh, devo dire che mi piace tutto, ma soprattutto l'internazionalità, avere designer da tutto il mondo, confrontarmi con culture diverse e poi tutto questo staff di sarte che realizzano e concretizzano tutte quelle che sono le più belle idee. La nuova collezione si lancerà presto, qualche anticipazione? Non posso dirvi molto ragazzi perché è top secret, però posso dirvi che ci sono dei tocchi di novità, dei plissé e soprattutto dei corset fantastici. Qual è la tendenza per la sposa 2021? Ritorno all'eleganza come numero uno, gioco di trasparenze, ma poi non posso dirvi di più, davvero non posso. Dici qualcos'altro? No, se no io sono già una chiacchierona, poi ti racconto tutta la collezione. Ok Alessandra, parla ora o taci per sempre. No dai, veramente, ciao. Ok, grazie, ciao.